Bella a tutti, Bella. sono Andrea del 2000 e lui Alessio Io sono e Alessio. continuiamo il gameplay del gioco. Cominciamo. Ora sta giocando Alessio, questo livello gioca Alessio. Cominciare, saltare. Ok, piano. C'è il wifi. È un po' di tanto difficile. Fino a quanto è il livello se non muore? Fino a dopo che prende il cibo. L'arco lo prendo almeno. Cioè, vabbè che non ti ha l'arco. Posso farcela. Io anche. Ehi! Sono lo zaino dei Tomb Raider, quelli classici, della core design. Non Fa schifo, infatti. è vero bene. Quel zaino. Adesso mi spieghi dove li ha messi i fiammiferi. In culo. E la radio come ha fatto ad attaccarla alla cintura? Qualcuno mi E la riceve! videocamera dove l'ha messa? Perché la radio, questa qua c'ha il coso, no? Ma la videocamera dove l'ha messa? In culo. Bello, bello. Mi sono tornato. Bella scandella. Come fate ad entrare dentro la terra? Non lo so, però bravo. Un bug. Bong. Un bug, non un bong. Improvvisamente diventa tutto buio. Cornacchia. Credo, sa mai che vieno qua. Se sentite delle voci, non so, Non preoccupate. non siamo io, Alex, sono Non lei. abbiamo 2000 voci noi. E mia madre mi sta parlando con un'amica sua. Bello, non siamo amici.
La Rand ha acceso il fuoco e adesso vedrà la videocamera. Ha scoperto il fuoco. Adesso vedrà la videocamera. E si immagina con la sua. È una videocamera questa, certo. No, dove? Appunto. Dove, come fa a tirarne fuori? Come fa? Tirarne fuori. Se la tirate dalla gamba. Wow. Ed ecco la nostra ambiziosa archeologa, Lara Croft, nel suo habitat naturale. Qui è un flashback. È il regno perduto di Yamatai, terra natale della leggendaria Emiko, regina del sole, e mia illustre antenata. Sam, piantala. Tesoro, lo so. È una fiala. Cerco solo di sdrammatizzare. Siete tutti così nervosi. Cos'è che ti preoccupa? Sono vicina a una scoperta, lo sento. Della merda. Ma non so se mi daranno retta o se dovrebbero farlo. Lara, tu ne sai più di chiunque altro. Sul serio. E non lo dico solo per confortarti. Io credo in te. E anche Rot. Sei in gamba. Anche Rot. Ora facciamo una pausa. Ok, ok. E Sam, grazie. Non è sempre così musona. Perché c'è la musa del cane. Mi accusi di non prendere sul serio questa spedizione, Lara. Oltre ai fondi della famiglia di Sam, ci sono anche i miei. La spedizione interessa a tutti. I fondi non dureranno in eterno. Ecco perché dovremmo puntare a est e non a ovest. Nessuno crede che Yamatai sia così tanto a est. I libri dicono tutt'altro. Libri scritti da gente che non l'ha mai trovata. Ne ho già parlato con Roth. Non ha alcun senso seguire piste già battute, Whitman. Io mi rifiuto di mettere la mia reputazione in gioco. Qui sono io, il capo archeologo. Tu ti muovi solo se hai una troupe televisiva al seguito. Ho 30 anni d'esperienza e 2 dottorati, di cui uno in storia asiatica. Tu pensa alla barca, Grimm. Nave, dottor Whitman. Si chiama nave. Non serve un dottorato. Senti, per sapere. Proseguendo est, entreremo direttamente nel triangolo del drago. Buongiorno, ciao. È la nostra meta. Stiamo registrando. Io ti seguirei ovunque, ma in quel posto tira una brutta. Pronte tempeste. L'angolo delle Bermuda sembra Disney World. Ci sto. La leggenda vuole che la regina Emiko potesse scatenare tempeste. Spesso i miti reinterpretano verità storiche. Yamatai potrebbe trovarsi proprio nel triangolo. Ecco, questo è il triangolo del drago visto dal satellite. Che non molto invitante. Almeno c'è acqua per navigare. Non ditemi che sia stupido. Reyes ha ragione. I nostri fondi sono agli sgoccioli. Siamo di fronte a un bivio. Lara ci sta offrendo nuove idee e un piano. Capitano, qui sono io e questa è la mia decisione. Faremo rotta per il triangolo del drago. Non posso crederci. Chi sta registrando? Scusami. Sam. Sam stava là col libro. Sarà già regista uno, un altro. Regista. No, non piove più, madonna. Non posso starmene qui. Troverò qualcosa da mangiare. 5 secondi. Adesso sbrigate, dai. Lei non si muove più. Oddio. Dove sono finita? Posso usare quell'acqua? Questa è un'amica mia quando si sveglia. Adesso sto giocando io veloce perché abbiamo un tantino da fare, quindi completiamo questo gameplay. Questa è la mia peggiore nemica quando mi sveglio. Posso farcela. Ciao Anastasia, ti salutiamo tutti. Perché c'è da fare? Allora Anastasia è morta. Anastasia. 5 secondi che finiamo. 5 secondi che finiamo. Vediamo se ricorda gli insegnamenti di Rot. Tecnica e stile non contano nulla senza concentrazione. È questo il segreto per usare qualsiasi arma.
dopo dovrei continuare io. Dopo. Su, e dai, su, dopo continuo io, dai. Bambi, perché ho ucciso Bambi? Ho ucciso Bambi. Ho ucciso Bambi. Bella, ci abbiamo fatto, dai, dai, dai. Sai, Lara, spesso nemmeno la tecnologia può dirti dove ti trovi. Lara leggia nella terra e la volta celeste per ritrovare sempre la via. Ma chi sei? Ma chi è? No. Tuo padre. Scegliamo. C'è solo il bicchino. Ok ragazzi, finiamo qua. Continueremo dopo, perché dopo ci sarà la parte, diciamo, più, una delle parti più importanti. Ok, arrivederci. Bella, bella a tutti.